Allora, questa volta io vorrei scambiare 5 progetti della serie della stagione 1, se non fosse che ne ho solamente 2. Male, male, molto male. Primo progetto ottenuto. Cioè, vale tipo 10 crediti, l'ho pagato 50, dai, poteva anche andare peggio. Ironico, ovviamente, non fate come me. Secondo progetto Almagest ottenuto. Scambio con Gallush. Gli regaliamo qualcosa. HNY, non so neanche top, però, considerando cosa quelle del Battle Pass. Cosa hai osato dire? Battle Pass. OMG, OMG, si chiama Rocket Pascolione, non siamo su Fortnite. Dai, abbiamo fatto anche un'opera di beneficenza per questo video. Abbiamo regalato delle ruote semiserie che quantomeno puoi utilizzare. Piccolo disclaimer necessario: è un amico, non sono stupido a dare via delle ruote costose, che poi costose, che valgono qualcosa per dei progetti da 10 crediti, quindi tranquilli, so quello che faccio. E allora, benvenuti a tutti in questo nuovo video di Rocket League. Intro insolita, ma avevo bisogno di scambiare per ottenere dei progetti esotici, perché l'obiettivo di questa serie è proprio scambiare progetti esotici per ottenere progetti in mercato nero che fanno schifo, non crafterò mai, ma mi rendono felice. Ma prima, con questa bellissima visuale sulla mia Dominus bianco titanio, vi invito a lasciare un mi piace. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Passate su Instagram e Twitch. Questa sera sarò in live su Rocket League dalle 21:00. Che Dio t'assista e che la Dea Dentata ci assista. E sì, ho detto Dea Dentata ed era voluto. Let's go! Allora, da quale progetto partiamo? Io direi che quasi quasi quello che mi interessa di più è quello della serie della stagione 1. Quindi partirei da quello della serie. Che serie era? Serie Accensione, da cui possiamo ottenere praticamente lo schifo. Cioè, a meno di trovare Tempesta di Meteore e Bianco Titanio, non penso che otterrò un progetto che crafterò mai nella vita. Quindi... E infatti otteniamo l'ennesimo Corrente di Marea. Questa volta certificato attaccante, quindi... Forse un pochetto meglio, ma mi sa che già ce l'avevo, vediamo, già ce l'avevo certificato attaccante. Potrei fare un gioco, ossia faccio terminare questa serie solo quando troverò un progetto talmente bello dal dover essere craftato per forza. E quindi praticamente durerà all'infinito. Progetto Almagest. Ne scambiamo 5, di cui uno certificato attaccante, uno ricolorato rosa, uno ricolorato terra di siena bruciata, che penso che sia il colore più brutto in assoluto su Rocket League, per ottenere Steeplegate, adesivo animato mercato nero, che sinceramente mi sa che neanche avevo come progetto. E abbiamo ottenuto un altro progetto che non crafteremo. E ovviamente, cioè ovviamente niente, ma il canale è mio, quindi decido io, fidatevi, il video non può concludersi così. Andiamo a giocare qualche partita. Ranked 3v3. Buona visione, ci vediamo alla fine anche con un piccolo pack opening. Dai, dai, guarda come mi ispira questo compagno di già. Gliel'ho un po' rubata? Leggermente. Ma va bene così. Mi ispiri pure tu. In verità mi ispiri pure tu. Ok, magari calmatevi un attimo. Non scontratevi tra di voi. Dai. Ah! Eroico! Snuxe! Snoxe! Snooxe! Palese 2-0 di Snuxe! Non di Snuxe, ma palese 2-0. Palese 2-0. Dai! Con questo assist divino! Non puoi sbagliarmelo, però. Prova a ricambiare il favore. Ricambiami il favore con un bell'assist. Dai! 3-1! Per favore! 3-1! Ci sarei andato, ma tanto ero sicuro che me l'avrebbe tolta, quindi... Ho detto lasciamo stare. Ma va bene così, dai. Ha fatto un grande assist. E 1-0. Attenzione! Molto più bella comunque la squadra rossa per il preset che ora della Dominus. Molto, molto più bella. Molto, molto più bella. Non ci arrivo, mi sa. Mi sa che... Ok. Stavo dicendo, mi sa che ho trollato ed effettivamente... Dai, no, per favore. Peccato.
Vai, vai, tu mi piaci, tu mi piaci. Guardami qua. Per favore. Col rischio. Là sul palo. Va benissimo, va benissimo. Non la fai la demolition, Fra, non la fai. Mi sa che è fuori. Ho questa sensazione. Guarda che golosa, eh. Non ti prendere pure quel turbo! E come devo giocare io? Vabbè, a parte che questo tocco qua è discutibile. Va bene. Dai! Ti prego! Mamma mia! Mamma mia, che culo! Non è vero, non è culo, è un mix tra esperienza, senso del gol, posizionamento, conoscenza tattica. Dai! Ok. Ce la faccio a prendere il turbo senza rischiare di prendere gol? Sì. Sai che quasi quasi, sai che quasi quasi, sai che quasi quasi non si abbassa mai abbastanza nella vita? Oddio, oddio, oddio c'era. Ma l'ha fatto lui o l'ha fatto il mio? No, 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 no. Non ci credo. Non ci credo! Ma cosa devo fare per segnare, dai? No, no. Non va bene. Uno di loro sta FK, uno di loro ha quittato. Mi sa che questa partita non ve la mostro neanche, cioè... È vinta, va bene? È vinta, siamo tutti d'accordo che è vinta? E infatti vincitore a tavolino, c'erano dubbi? Non penso. Allora io vi ringrazio per la visione, spero che il video vi sia piaciuto, se è stato così vi invito a lasciare un mi piace, a iscrivervi al canale, a passare su Instagram e Twitch e vi ricordo che questa sera sarò in live dalle 21:00 su Rocket League e basta, buona serata, ci vediamo dopo in live, ciao ciao, minchia che saluto triste. Hi, pensavate mi fossi dimenticato dei pacchetti che devo aprire? Invece no, allora ne ho in verità solamente due e fanno pure schifo. Ritrovamento raro, ero convinto di averne anche uno molto raro, ma va bene, il contenuto è il contenuto, che ci importa della rarità? Non è andata male, cioè abbiamo trovato un oggetto molto raro nel pacchetto raro, quindi non l'oggetto peggiore possibile, quindi buono, 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 vediamo se facciamo doppietta. Doppietta di oggetti molto rari! Carino, dai, soddisfatto, soddisfatto. Poi qualcuno mi deve spiegare perché l'aureola bianco titanio in queste scene sta tipo a 2 pixel, ma va bene. Kryptonite desires set my heart afire.